Anna Romano ripresa da un video digitale durante una riunione di Evolvenza. Gli amici di Evolvenza hanno più volte ricevuto a Roma Anna Romano e più volte l'hanno raggiunta a Pordenone, dove la medium vive e lavora. Anna non vuole rimanere anonima e non vuole nemmeno apparire, rimane indifferente a che si dica o non si dica il suo nome. Noi abbiamo preferito dirlo. Riportiamo un evento che attiene ad un aspetto particolare di questo gruppo, che è quello affettivo. Tempo fa Bianca, una signora che aiuta Anna nel suo lavoro, racconta ad Anna ciò che le era capitato la sera prima insieme alla figlia Valentina. Con evidente imbarazzo, Bianca chiede ad Anna se può dedicarle un po' di tempo. Anna glielo accorda volentieri. La madre di Valentina racconta così che la sera precedente, mentre parlava con la figlia nella sua camera da letto, la ragazza è improvvisamente sbiancata e tremando ha detto alla madre di vedere un fantasma, così lo ha definito, che la guardava e tentava di parlarle. Nonostante lo spavento, la ragazza era riuscita a percepire una frase e a riconoscere una donna che aveva ben conosciuto. Il resto della notte era trascorso nell'agitazione, tanto che la madre era stata costretta a dormire con la figlia. Il giorno seguente, nella casa, si susseguono strani rumori e anche il comportamento del gatto non è il solito. L'animale è agitato e ogni tanto corre a rifugiarsi in qualche angolo rifiutando il cibo. A questo punto Anna ritiene opportuno chiedere a Bianca se è il caso che lei incontri la figlia, cercando di capirne lo stato d'animo. Alla risposta affermativa, Anna e Bianca si recano a casa di Bianca, dove le attende Valentina. Questa è molto agitata perché il cosiddetto fantasma si è fatto rivedere e lei lo ha percepito nettamente. Anna allora cerca di scherzare con la ragazza per armonizzare la situazione e nel frattempo percepisce nell'ambiente una certa pesantezza che attribuisce però allo stato d'animo della ragazza. Anna intanto viene messa al corrente che la morte della donna, apparsa come fantasma, è stata causata da un suicidio, come atto finale di un lungo periodo di depressione che ha lasciato nel dolore due bambini piccoli, fratellastri di Valentina. La trapassata, infatti, era la nuova compagna del padre di Valentina, dopo la separazione da Bianca, la madre di Valentina. A questo punto Anna pensa che forse questa entità ha bisogno di aiuto e manifestandosi come fantasma ha trovato il modo di chiederlo. Sapendo che né Valentina né Bianca hanno mai avuto esperienze di trance, Anna decide di tentare un approccio con la donna trapassata, servendosi del vecchio tabellone composto dalle lettere dell'alfabeto disposte in cerchio. I tre partecipanti appoggiano così un dito su una tazzina che si dovrebbe muovere sotto la spinta intelligente dell'entità in questione. Dopo breve tempo la tazzina inizia a muoversi e la presunta entità dice di chiamarsi Mariangela. Grande è la commozione di Valentina e della madre Bianca, mentre Anna continua a dialogare con l'entità. Questa detta il messaggio che riportiamo di seguito e che chiarisce il motivo della sua presenza. Anna, infatti, crede che questo primo approccio, anche se rudimentale, è servito a dare tranquillità e speranza a Bianca e Valentina, che altrimenti avrebbero continuato ad essere convinte della sofferenza di Mariangela, cosa che, almeno attualmente, non corrisponde alla realtà. Mariangela, infatti, è ancora presente nella casa di Valentina e la guida verso l'accettazione di esperienze alle quali la ragazza è ancora legata da sentimenti di rabbia e rancore contro il padre. Ecco il messaggio di Mariangela. Care, sono qui dopo tanto tempo che provo a comunicare con voi per cercare di farvi comprendere che il dolore che provavo sta svanendo. Ho desiderato a lungo comunicare la mia gioia. Cara Valentina, non devi avere mai, mai paura di ciò che provi, perché questo altro non è che una parte di te che si risveglia alla comprensione più ampia della vita. Ciò che desideravo dirvi è di amare come io posso ora, amare più di prima. Il perdono è stata la mia via.
Ho messo tempo a perdonare me stessa per ciò che avevo commesso, ma ora mi sento libera dal tormento. Ciò che lasciai nel piano terreno è nulla in confronto a ciò che ho trovato. Ho ascoltato ciò che avete detto e mi sono riconosciuta nella vita. E tu, piccola, non devi far sì che le tue paure e le tue tensioni ti condizionino. Volevo darti la prova della mia sopravvivenza in nome di quell'amore che nell'intimo mio ho sempre provato, ma che per sciocca chiusura non mi sono mai permessa di esprimere. Ora sto bene, vorrei che i miei figli lo sapessero. La vita, la gioia, l'armonia di tutto il creato ora sono la ricompensa a tanto dolore passato nella strada verso una comprensione più ampia. Dio esiste, le sue creature esistono. Voglio rassicurarvi che il mio starvi accanto è per cercare di consolarvi là ove ne avete bisogno. Io sto bene, ma per un po' mi sono assunta il compito di seguirvi nel cammino impervio dell'esistere. Io non ho capito subito il valore della vita, ma ora sì, ora sì. Non ho rancore, ma solo amore. Ciò voglio dire, ciò voglio testimoniare. Metti in pace il tuo animo, Valentina cara, e non cercare di proiettare su di me un dolore ed un'angoscia che sono oramai svaniti nel nulla. Anzi, mi correggo, sono solo trasformati in gioia di vivere un'esistenza piena e ricca. Ama e apriti alla vita, piccola cara, perché io sono qui per guidarti in questo percorso di conoscenza delle vie dello spirito. Grazie per avermi concesso tale possibilità e che Dio ve ne renda merito. Questo messaggio vorrei che fosse conservato come il primo di una serie affinché possa riscattare il più piccolo residuo di intento. Poi proseguirò il mio viaggio nei piani della luce vivida e tenera del tutto dell'universo dove mi trovo e dal quale posso tornare. Amate, care, amate. Mariangela.